in questo numero del TG Ambiente. Il riscaldamento globale sta portando al collasso la corrente del Golfo. 10 miliardi per la rete idrica contro i cambiamenti climatici. Da Arbolia un nuovo bosco urbano nel Bergamasco. L'energia solare rinnovabile può aiutare a purificare l'acqua. Il riscaldamento globale sta alterando in modo quasi invisibile anche le dinamiche marine direttamente collegate alle temperature delle acque superficiali e profonde e alla concentrazione salina, trasformazioni che avranno un impatto quasi certo sulla cosiddetta AMOC, una diramazione della più grande e nota corrente del Golfo che ha un ruolo cruciale nel trasporto delle acque calde verso il nord Europa. Secondo le nuove previsioni basate su simulazioni matematiche pubblicate dall'Università di Copenaghen sulla rivista Nature, la corrente oceanica AMOC è destinata a collassare intorno al 2060. Analizzando i dati relativi agli ultimi 150 anni e utilizzando nuovi modelli matematici, i ricercatori danesi hanno stimato la probabilità di uno stop praticamente completo dell'AMOC al 95% tra il 2025 e il 2095, con un picco di probabilità fissato al 2057. Il blocco della AMOC, hanno commentato i ricercatori, potrebbe avere conseguenze molto gravi per il clima, ad esempio modificando il modo in cui il calore e le precipitazioni sono distribuiti a livello globale. Questo blocco contribuirà a un aumento del riscaldamento dei tropici, dove l'aumento delle temperature ha già dato origine a condizioni di vita difficili. Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, i gestori del servizio idrico investiranno nei prossimi anni 10 miliardi, di cui 5 già nel triennio 2022-2024. È quanto emerso durante un convegno organizzato da Utilitalia in occasione dell'Assemblea Generale. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Dobbiamo affrontare tantissimi temi che vanno dalla questione dell'acqua alla questione del modello di cambiamento rispetto all'energia, quindi pensiamo a tutta la parte del ruolo del passaggio dal gas alle rinnovabili che vedono un investimento da parte delle utilities italiane. Le nostre utilities sono molto impegnate sul fronte della distribuzione del gas, quindi sono tutta una serie di elementi, cioè non c'è un solo atto, una sola azione, le azioni sono tante ed è va colto come qualcosa, come un'opportunità per un nuovo modello, una nuova, un po' come è stata la rivoluzione industriale. Questa è la sfida che noi abbiamo davanti. 3 dei 10 miliardi verranno investiti al nord, 4 al centro e 3 nel sud e nelle isole. La maggior parte delle risorse sarà destinata a interventi nei servizi di distribuzione. Quasi 2 miliardi saranno ripartiti tra i segmenti di fognatura e depurazione, mentre la quota restante è destinata a interventi negli altri segmenti della filiera. Il presidente e il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini e Luca Dal Fabbro. Abbiamo stimato che attraverso questi investimenti si possa ottenere una maggior volume di acqua pari a 620 milioni di metri cubi annui, ma anche a favorire il riuso delle acque depurate, appunto l'installazione anche di o l'adozione di nuove tecnologie come la desalinizzazione. Un fattore fondamentale per realizzare tutto questo è che ci sia una gestione industriale del settore idrico, quindi in quelle realtà del paese in cui la gestione della risorsa idrica è ancora frammentata tra varie competenze o affidata a società di piccole dimensioni, i dati di fatto ci dicono che il volume di investimenti è molto inferiore rispetto a quelle realtà più industrializzate di più grandi dimensioni. Stiamo vivendo tutti la crisi climatica, gli effetti che si vedono sono gli allagamenti, le tragedie che abbiamo vissuto nel Ravennate, ci sono effetti che non si vedono, che sono la difficoltà di riscaldare i cicli termici che producono energia elettrica perché si surriscaldano, la difficoltà di gestire le reti, per esempio cittadine, perché ci sono blackout dovuti al riscaldamento dei giunti. Questo esige una nuova politica di investimenti. Il Paese potrebbe crescere diversi punti di PIL investendo il denaro nel rafforzamento della resilienza del sistema elettrico, termico, idrico.
Nasce un nuovo bosco urbano in Lombardia, a sud della città di Treviglio, in un'area di proprietà condivisa con il comune di Caravaggio, nel Bergamasco. A realizzarlo è Arbolia, la società benefit di SNAM, nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. La nuova cintura verde contribuirà al miglioramento della qualità dell'aria in una zona fortemente esposta al traffico stradale. Nello spazio individuato sono state messe a dimora complessivamente 2.851 piante di differenti specie. A regime, il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 365 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 238 kg di PM10 all'anno. Si parte da piante di piccole, quindi di giovani, perché proprio si costruisce un percorso di sviluppo nel futuro. Ora, questo bosco avrà uno sviluppo che durerà fino a 20 anni, 30 anni, poi il bosco sarà maturo e procederà con il suo sviluppo naturale. Tra i benefici ecosistemici dobbiamo tener conto anche che in questa località e questo bosco ha due obiettivi principali: uno che è quello di connessioni ecologiche con altre aree boscate e poi l'effetto barriera rispetto alle infrastrutture nelle quali noi viviamo tutti i giorni. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Regas, partner italiano delle principali utility del settore gas, Renovit, piattaforma italiana per l'efficienza energetica, e Genertel, la compagnia assicurativa diretta dal gruppo Generali. In Regas crediamo fermamente nella transizione energetica e nella sostenibilità. Ci stiamo impegnando da tempo nella decarbonizzazione della rete del gas naturale. E quale miglior strumento accessorio a quello, agli studi, alla ricerca che stiamo facendo, che non piantare un bosco? Renovit ha finanziato questo bosco nell'ambito di un progetto di riqualificazione energetica di un quartiere di Milano, quartiere Quarto Canino. Questo bosco consente di catturare 128 tonnellate di CO2 che si uniscono alle 1900 tonnellate annue derivanti dall'efficienza energetica introdotta nel quartiere. Nel processo di purificazione delle acque contaminate, ad oggi la più efficiente strategia energetica è l'elettrochimica. Un sistema che utilizza meno energia rispetto ad altri metodi simili, ma l'energia elettrica è in gran parte derivata da fonti non rinnovabili come i combustibili fossili. Una squadra di chimici dell'Università dell'Illinois ha approfondito la questione, dimostrando che la bonifica delle acque può essere alimentata in parte o forse del tutto da fonti di energia rinnovabili. Utilizzando un semiconduttore, il loro metodo integra l'energia solare in un processo di separazione elettrochimica alimentato da una reazione redox, che manipola la carica elettrica degli ioni per separarli da una soluzione come l'acqua. Grazie a questo sistema, i ricercatori sono riusciti a separare e rimuovere l'arseniato diluito, un derivato dell'arsenico, dalle acque reflue. Un risultato che dimostra la concreta applicabilità di sistemi sostenibili per il trattamento delle acque reflue e per proteggere il nostro prezioso ambiente. L'utilizzo dell'energia solare per alimentare il processo elettrochimico migliora la sostenibilità delle separazioni, portando benefici sia al settore idrico che all'intero pianeta.